Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio della Shards of the Void. Siamo al quinto appuntamento di questa CTM e siamo esattamente dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Quindi, innanzitutto volevo ringraziare Giorgio Panni che mi ha scritto nello scorso episodio dicendomi che sotto il monumento c'è un villico. Quasi quasi direi che possiamo andare a vedere dov'è e poi continuiamo a esplorare quel dungeon. Allora, innanzitutto vediamo come siamo messi con l'armatura, perché abbiamo preso parecchi schiaffi. Allora, che cosa ci mancano? Gli stivali, la giubba la posso lasciare, metto questa, e l'elmo prendiamone uno a caso d'oro, anche se durerà pochissimo. Lasciamo queste cose, anche questo. Ci prendiamo il piccone, dobbiamo lasciare un po' di cose in effetti, perché dobbiamo mettere a posto il nostro inventario. Allora, cibo. A questo punto direi di iniziare a utilizzare un po' di angurie perché ne ho parecchie. Queste le lasciamo. Vediamo cosa abbiamo qua. Niente. Questa pozione me la voglio portare. Anche una mela dorata. Chi se ne frega. La terra sì. Anzi no. Facciamo un po' di pietra. Un po' di pietrisco. Sì. Facciamo così, va. Ne prendiamo un po'. E lasciamo la terra. Poi questo possiamo anche buttarlo. Questo ok. Direi che ci siamo quasi, eh. Poi le frecce le abbiamo. Questo possiamo anche lasciarlo su. E siamo a posto. Allora, questo, ecco. Posso lasciarlo. Per il momento. Questo posso lasciarlo qua. Va bene, ci siamo. Abbiamo tutto? Sì? Direi di sì. Direi di sì. Ok, possiamo andare allora. Vediamo se c'è qualcos'altro che mi sono scordato. Ah, ne avevo anche altre di qua di mele dorate. Fammele mettere da questa parte. Ok, allora sì, possiamo andare. Allora, andiamo a dare un'occhiata se sotto al monumento c'è appunto un villico. E se lo troviamo ci portiamo anche gli smeraldi. Ok. Vediamo un po' che cosa ci offre. Quindi presumo sia da queste parti. Vediamo un po', proviamo a scavare qua. Non ho una pala in questo momento. Però facciamo così. Scaviamo partendo da qui. Però una pala poteva tornarmi utile. Vediamo se ce n'ho. No, no, mi sa di no, mi sa di no. Allora, vediamo pala. No. Non ho una pala, me la potrei anche fare. Ma sì, me la faccio di pietra, ok? Facciamo una bella pala. Ecco qua. Ed ecco qua. Ok, possiamo andare. Siamo pronti, siamo pronti. Allora, andiamo. Intanto vediamo un po'. Vedi? Ok. Sono contento che qualcuno mi abbia scritto questa cosa perché magari non ci sarei arrivato subito da solo. E questo è il bello di quando le persone partecipano ai tuoi video e mi fa veramente un sacco piacere. Perché vuol dire che vengono guardati prima cosa e seguiti. Quindi qua cosa c'è? C'è anche del carbone, ottimo. Vediamo qua, c'è dell'ossidiana. Quindi essendoci oh, eccolo qua. È lui, è lui. È lui. Super Secret Sponge Shop. Ah, you can find sponges all over the map. Look harder, ok. Quindi ci vende la. Ah, ho capito. Quindi con la spugna possiamo usarla come merce di scambio per prenderci Devastating Sword, una spada leggendaria. Aspetto di fuoco 1. Poi Ray of Gold. Questa è leggendaria. Anche questa è leggendaria, sì. E però durerà poco perché è d'oro. Contraccolpo 1, aspetto di fuoco 3. 15 di danno. L'altra quanto faceva? Seno di diamante 10. E poi questo è Reckless Bow, impatto 1, potenza 6, però riduce la velocità del 75% e 200% in meno di resistenza al contraccolpo. Poi una chest blast suite, protezione esplosioni 10 addirittura, più un danno d'attacco, 75% di resistenza al contraccolpo. Quante cose ha questo tipo? Jetpack, protezione dal fuoco, tantissime altre cose. Un altro elmo leggendario, un'altra cesta leggendaria, protezione 1, salute, mamma mia che spettacolo. Guardate, c'è l'armatura completa, anche la bedrock, per la bedrock.
Direi che allora va bene. Allora io intanto ti ringrazio, Giorgio Panni, per questa informazione. L'abbiamo trovato praticamente subito. E va bene. Allora, quando troveremo delle spugne, le useremo per scambiare gli oggetti con questo villico. Ok, allora possiamo andare. Questa pala posso anche lasciarla. E continuiamo da là, quindi dal vulcano con il nostro dungeon. Ah, aiuto, 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 aspetta, 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 aspetta. Gli smeraldi li possiamo lasciare assolutamente. E ok, possiamo andare. Tanto qua sta andando avanti la coltivazione di zucche e angurie. Vedo mob. E dobbiamo andare a cercare un altro spawner per forza, perché dobbiamo continuare a esplorare. Quindi, qua vedo pietra rossa, ferro. Continuiamo da questa parte. Vediamo, l'altra volta ho visto delle ramificazioni laggiù in fondo, però anche qua sopra ci deve essere qualcosa. Intanto iniziamo a illuminare. Ok, tu sei praticamente già morto. Vedo dello smeraldo. Cosa ho visto qua? Attenzione! Una chest! Ottimo! C'è una chest nascosta. Allora, luci. Saliamo qui sopra. Prima che i mob vengano a spaccarci i tre quarti. E possiamo salire? Sì, vediamo cosa c'è dentro. Ah! Gentle pickaxe. Tocco di velluto! Tocco di velluto! Figata! Grande! Ottimo acquisto! Quindi direi che questo possiamo andarla a mettere subitissimo al nostro accampamento provvisorio. Perché non vorrei morire male e perdere questo oggetto preziosissimo. E tocco di velluto, perfetto. Quindi possiamo spaccare i nostri blocchi come vogliamo. E poi recuperarli in seguito con un piccone con fortuna. Bene, bene, sono contento, figata. Ok, allora, via questo, poi questo via, torce ne ho abbastanza? Sì, pare di sì. Un altro piccone me lo porto e questo lo lascio qua. Vabbè, momentaneamente lo lascio qua perché voglio tornare. Ehi, 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 tu? Tu non dovresti spawnare. Perché? No, magari ci sono delle fonti ancora buie questo isolotto, che presto andrò a scoprire se nasconde qualcos'altro. Ok, torniamo al vulcano e continuiamo sempre da quella parte. Magari andiamo a vedere sopra che cosa c'è. E pare essere abbastanza grosso, eh. Ok, vediamo di qua. Ah, ho trovato anche gli smeraldi, non l'ho lasciati a casa, fa niente. Qua c'è dello smeraldo, del ferro. Continua qua sopra e ci saranno 280.000 mob. Eccolo là. Là c'è lo spawner. Benissimo. Va bene. Creiamoci una via di fuga innanzitutto. Quindi facciamo delle scalette tipo qua. Così. E qua ci mettiamo una torcia. Stanno salendo tantissimi ragni, quindi prevedo sia uno spawner di ragni. Cerchiamo di ucciderli il prima possibile, se li riuscissi a beccare magari. Vai. No, 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 tu non dovresti essere qua. Tu non dovresti essere qua. E mangiamo. E cerchiamo di arrivare fino a quello spawner. Però ne stanno uscendo tantissimi. Se riuscissi a fare una super volata e a mettere delle torce. Ragazzi, veniamoci incontro però, eh. Non sono messo bene qua nell'angolino, ok. Ne stanno uscendo tantissimi. Devo trovare un sistema abbastanza utile per. Oh, 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 oh! Basta! Qua contraccolpo tornava utile, però ho finito quell'accetta con contraccolpo, se non sbaglio. Allora, andiamo subito. Andiamo, andiamo adesso. Andiamo adesso. Siamo pronti, vai. Aspetta, 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 ancora uno. No. Non vorrei che ci disturbasse. Ok. Oh, ma fanno malissimo, fanno malissimo. Muori? Ok, presto. Vai. E questo è andato. Perfetto, perfetto. Alla grande, alla grande. Ora recuperiamo un po' di vita. Vedo un altro ragno qua. Pazienza. Che bello, ci sono tantissimi minerali qua. Smeraldo, ottimo. Ci serve per scambiarlo.
Qua si addentra ancora di più, attenzione. Ehi, ehi, ehi. E tu? Scusa, come ti permetti di bucarmi dal nulla? Creeper? Via, 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 via. Dobbiamo recuperare la vita. Dobbiamo recuperare la vita. Sta arrivando uno zombie da questo lato. Cerchiamo di non farci toccare, possibilmente. E continuiamo da qua. Volevo recuperare un altro po'. Questo scheletro rompe. Ci ha dato anche un elmo di ferro che indosserò subito, ma è quasi rotto, vabbè, fa niente. Però intanto siamo un pochettino più protetti. Possiamo continuare da qua. Vediamo un po'. Intanto, giusto per... Ah, ok, siamo in facile, no? Perché non vorrei fare casini che poi siamo in normal. Allora, si potrebbe andare giù, però conviene crearci una piccola scaletta. Ok, possiamo creare una scaletta da qua o da là. Oh! Creeper! Creeper! No, 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 no! No, 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 no! Oh, perfetto, perfetto. Mi stava esplodendo dietro le spalle. Non sarebbe stata una bella scena. Cerchiamo di non farci beccare dallo scheletro laggiù in fondo. E qua dobbiamo stare attenti anche ai mob che potrebbero arrivare. Non sto facendo una scaletta molto molto utile, ecco, non mi veniva la parola. Però dobbiamo cercare un modo. Ah, qua torci come siamo messi a proposito. Non benissimo. Cerchiamo di andare. Cavolo, sto andando. Ok. Ok, sì, tu va bene se sali, tanto ti butto giù. Oh, cosa vedo laggiù, ragazzi? Cosa vedo? Vedo il vuoto, il che vuol dire che siamo praticamente sotto la base. Oh no, 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 questi sono quelli velenosi. Siamo alla base del frammento di questo dungeon. Un po' di paura andare là. Eccola là! Laggiù c'è il pezzo di lana, ragazzi. Dobbiamo trovare un modo. Però non avvelenano questi ragni, non so perché. Meglio così, va? Meglio così, va bene. Qua c'è uno spawner che andremo a distruggere tipo adesso. Mettiamo delle torce. Vedo laggiù in fondo il pezzo di lana. Ci arriveremo, ci arriveremo. Chissà se si può arrivare anche dall'altra parte. Intanto cerchiamo di esplorare il più possibile quello che abbiamo davanti. Guardate quanti creeper, mamma mia, andare lì sarebbe un suicidio. E voi morirete tra 3, 2, 1. E qua devo stare molto attento a non farmi buttare giù perché... Beh, adesso, adesso! No, 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 aspetta, 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 tu devi morire. Ok, vai. No, porca zozza! Mi fate distruggere il vostro... Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Mettiamo delle torce qua. Mettiamo delle torce, stiamo attenti. Guardate che figata! No, 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 guardate quanti sono. Guardate quanti cavolo sono, ci sono anche due casse. Ottimo. Poi qua verremo a spaccare tutto perché... Aia! No, 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 non è una buona posizione. Devo recuperare la vita qua. Attenzione. Devo recuperare un po' di vita. Nel frattempo, sapete cosa vi dico? Io mi prendo anche del carbone. Ecco perché mi servirebbero un po' di torce. Ma non ho legno. Sì, ho dei bastoncini. Va bene. Ho dei bastoncini, quindi va benissimo. E... Probabilmente a breve, non appena avremo finito magari questo dungeon, possiamo iniziare ad acquistare qualche oggetto un po' più potente. Perché inizia a essere dura poi contro i mob. Magari un'armatura più resistente, che ne so, delle armi più potenti. E probabilmente mi porterò anche del cibo migliore, ovvero della carne, perché mi fa recuperare il livello della fame molto di più, cioè no, mi sono spiegato male. Mi fa recuperare più coscette di fame e quindi inizieremo a portarci un po' di carne seria, tipo quella di maiale che sto coltivando. Coltivando non si dice no, e tu? Allevando, perché coltivando? Non si coltiva la carne di maiale, stupido gioco. Cioè, nel senso io, non nel gioco. Sì, esplodi, va bene, grande, grande, grandissimo. Oh, ottimo. Mi hai estratto un
un blocco di ferro senza picconarlo. Perfetto. Guardate quanti minerali, figata. Con la pietra rossa non ci farò moltissimo, eh. Però potrebbe tornare utile per magari. No, 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 non ci serve. Ok, tu sei andato. Aia, 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 aia. Aia. Vediamo se. No, no, no. Aia. Ok. Schiva, schiva tutto gioco. No, non sono messo bene, eh. Con la vita. No, no, assolutamente, non sono messo bene. Via. Punto ripara. No, 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 c'è un creeper, c'è un creeper, c'è un creeper. Ok, vediamo se riesco a scacciarlo così, senza farlo avvicinare. Ok, è andato. Presto recuperiamo la vita. Ok. Nel mentre che recupero la vita, devo tenere d'occhio da dove arrivano i mob. Intanto mi posso prendere questo ferro. Ok. Ecco qua. Sì, così poi lo vado a cuocere. E mi andrò a fare una spada di ferro, perché questa è quasi finita. E anche un piccone di ferro, quasi quasi. Anche un'armatura. Boh, vediamo. Dobbiamo bene valutare. Oh, una cassa! Che occhio di falco. Vediamo qua cosa c'è. Hard hat, protezione esplosioni 3. Non mi farebbe schifo. Aspetto di fuoco 2. Mi piacciono queste cose. Grande, ci sono delle casse nascoste. È già la seconda che troviamo in questo episodio. Perfetto, quindi direi che possiamo anche indossarlo. Gli stivali non li abbiamo più. E possiamo provare a utilizzare quest'arma. Tanto la nostra spada è finita praticamente. Abbiamo recuperato quasi tutta la vita, possiamo continuare un altro pezzettino e poi andiamo avanti nel prossimo episodio. Ah, vedete che figata, che figata, che figata. Oh, non l'avevo visto, non l'avevo visto, porca zozza. E tu, là sopra? Ma ciao! Prendi fuoco, bello, vero? Eh già. Bene, ci stiamo ricongiungendo con un altro posto che abbiamo visitato, perché vedo le torce, e quindi è un'ottima cosa. Intanto mettiamo illuminazione qua e là. Ok, quindi ora devo capire dove siamo. Bene, siamo penso all'inizio. Non voglio perdermi. Qua ho fatto la scaletta. Ok, qua ci devo ancora andare. Io ne vengo da qua probabilmente, sì. Ne vengo da qua. Oh, tu? E tu prenderai fuoco come tutti gli altri. Ottima questa cosa. Ottima. Ok, quindi noi praticamente ne veniamo da qua sopra. Oh, quanti mob. Sì, e laggiù c'è l'uscita, va benissimo. Tu prenderai fuoco. Tu va bene se prendi fuoco, così esplodi. Bam! Ottimo. Ok, però ci sono ancora. Ma no, è già finita! Ma che palle! Queste armi d'oro inutili. Blizzard, ti prego. Oh, la spada, la spada, la spada. Blizzard, ti prego. Eh sì, Blizzard. Perché Blizzard? Scusatemi, io mi rivolgo sempre alla Blizzard. Perché sono un coglione. Quando World of Warcraft mi viene naturale rivolgermi alla Blizzard e insultarla. E quindi. Volevo dire Mojang, ecco. Allora, signori della Mojang, quindi Jeb, per cortesia, dategli un. Ah, qua c'è la cesta che abbiamo controllato. Dategli un senso valido a usare l'oro per craftare le armi. Cioè, non mi potete fare che durano. Oh, sto morendo, sto morendo. Gioco non ti distrarre. Hai pochissima fame, pochissima vita. Ok, devo mangiare tantissime angurie. Devo mangiare tantissime fette d'anguria per recuperare tutta la barra della fame. Che palle. Non è una cosa bella. Per quello dicevo prima, meglio se andiamo a farci un po' di carne di quella di maiale. Presto, corri, gioco, vai. Comunque stavo dicendo, sarebbe utile rendere le armi d'oro un pochettino, ma non dico tanto più resistenti, ma almeno fammele utilizzabili. Ecco, quello intendo. Nessuno si fa le armi d'oro, se ce le facciamo di ferro. Jeb, ascoltami, le facciamo di ferro, non le armi. E poi le facciamo anche di diamante, non le facciamo di oro.
Basta. Dopo essermi sfogato abbastanza, direi che possiamo lasciare un po' di cosette qua. E sono veramente soddisfatto. Quasi quasi mi prendo qualcosa da qualche villico. Innanzitutto, abbiamo fatto un po' di progress in questo episodio perché abbiamo trovato la posizione del prossimo pezzo di lana. Poi abbiamo scoperto un villico nascosto sotto al monumento, altra cosa molto utile. E abbiamo anche scoperto due chest segrete. Quindi vedete che in ogni episodio c'è sempre qualcosa di carino da fare. Allora, innanzitutto, che cosa possiamo fare con tutti gli smeraldi che abbiamo preso? E non è che li abbiamo presi, sì, ne abbiamo presi pochi, ma ne abbiamo anche da estrarre all'interno, quindi dobbiamo valutare bene come utilizzare questa risorsa importantissima. Vediamo un attimo. Allora, pezzi d'armatura, sì, direi innanzitutto degli stivali di ferro e me li metto subito. Poi vediamo un po' qualche... No, ho sbagliato, scusami, perdonami. Ok, allora vediamo un attimo che cosa ci offre che questo villico. Dei libri incantati. Allora, libri incantati per adesso non ci interessano, costano parecchio. C'era quell'altro che vendeva delle armi veramente potenti. Innanzitutto, io sto finendo il cibo. Ed è il caso che mi metta off camera ad allevare parecchi maiali perché ho bisogno della carne. Allora, qua aveva bisogno di cubi di smeraldo. Direi che non è proprio il caso. Infatti, qua tutti i cubi. Questo invece cosa vendeva? Non mi ricordo. Ah, ok, blocchi. Però potremmo prendere, che ne dite, una spada di diamante? Vediamo un po' se ce l'ha innanzitutto. Se ha una spada di diamante, questo no, era questo qua, mi confondo sempre. Una spada di diamante costa 14. Noi cosa abbiamo ancora nelle nostre casse? Abbiamo la spada, quella epica, ricordiamolo, eh. Anatema 2, affilatezza 2. Contraccolpo 1. Potrebbe essere una cosa positiva usarla, come anche no. Ma se riuscissimo ad andare avanti tranquilli e trovare anche un po' di ferro, possiamo anche ripararla. Io direi che sì, va bene. Per il momento usiamo la nostra che abbiamo trovato nel primo dungeon. Mi servirebbero un po' di torce che farò subito. E poi chiudiamo l'episodio così io off camera vado avanti un po' con la produzione di cibo e con magari potrei iniziare a scavare un po' là dentro e prendere un po' di minerali, cuocerli, farmi un'armatura decente, giusto gli altri pezzi che mi mancano. Questo qua me lo tengo, sì, protezione dalle esplosioni 3 e oltretutto dovrebbe essere di ferro perché non mi sembra giallo, no, è di ferro, ok. E quindi niente, possiamo andare avanti così. Abbiamo trovato anche questo piccone con tocco di velluto, ottima cosa. E cos'altro? Niente, possiamo lasciare un po' di cose, va bene. Allora, io quindi vi do appuntamento al prossimo episodio della Shards of the Void. Mettete mi piace se vi è piaciuto questo episodio e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. E soprattutto se avete dei consigli da darmi, sono ben accetti. E un saluto da Gioco Sporco, alla prossima!